Seconda edizione di Mail Art. Sì, abbiamo qua a Casa Tattoresca la seconda edizione di Mail Art dedicata al centenario di GAC di Guglielmo Achille Cavellini. Quindi al piano terreno di Casa Tattoresca abbiamo sia la mostra delle cartoline, quindi della chiamata che abbiamo fatto agli artisti di tutto il mondo di nuovo quest'anno, sia ospitiamo la collezione di Arte Studio Morandi di Bergamo. Loro invece hanno lavorato sugli acquari. Quindi gli artisti si sono espressi omaggiando la figura di Cavellini con A4 esposti nelle pareti di Casa Tattoresca, invece noi abbiamo le cartoline, seconda edizione Mail Art. Quest'anno Mail Art com'è andata? Quante cartoline sono arrivate? Quest'anno saranno arrivate circa 150 cartoline e diciamo che l'argomento era più complesso. L'anno scorso eravamo senza tema, quindi gli artisti si sono espressi liberamente, invece quest'anno il fatto di avere un tema ha vincolato un pochettino la partecipazione, ma è una partecipazione molto molto interessante che va dalla Turchia al Giappone, al Canada, oltre naturalmente agli artisti italiani. Che abbiamo quest'anno in occasione dell'inaugurazione della mostra Mail Art sono performance di Giglio e Franca Morandi, Arte Studio Morandi, e la novità di quest'anno Adolfina De Stefani e Antonello Mantovani da Padova. Loro hanno una galleria a Mestre dove sperimentano, fanno performance da molti anni. Sono performance che sono state presentate in occasione della Biennale di Venezia di 3 edizioni fa. Lei conosceva Cavellini? Sì, io l'ho incontrato negli anni 70, lui è di Brescia, io di Bergamo, ci siamo incontrati in vari meeting in Europa, festival di performance e ci siamo contattati perché avevamo conosciuto la sua filosofia dell'autostoricizzazione, cioè lui si è sganciato dal trittico del gallerista, critico e mercante per diventare un artista indipendente. E mettersi nel network della Mail Art dove ci sono artisti con varie discipline, dal musicista, poeta, pittore, che si organizzano degli incontri senza avere dei supporti o dei vari sponsor, organizzato tutto magari nei musei, in gallerie che seguono questa filosofia. Commentava negli anni 50 i vari studi di pittori come Vedova. Fontana, che non erano ancora famosi, comprava a pochissimo prezzo dei pezzi, è diventato un collezionista e ha iniziato a inventare il suo personaggio, il personaggio Cavellini, che è GAC, Guglielmo Achille Cavellini. In Italia sta uscendo adesso questa sua filosofia, che è uno dei più innovatori artisti dello secolo scorso. Però in America impazzivano, negli anni 80 e 90 impazzivano per Cavellini, facevano delle sfilate, facevano dei festival a Los Angeles, New York. Arti Stamp, che cos'è? Allora, gli Arti Stamp sono i francobolli d'artista e appunto a questo progetto hanno partecipato i ragazzi del liceo artistico Faccio di Castellamonte e delle classi seconde hanno realizzato appunto i loro francobolli d'artista. Questi due sono quelli che abbiamo selezionato per poi riprodurli in 250 copie rimpicciolite formato francobollo e che consegneremo in parte alcuni di questi, una cinquantina appunto proprio ai ragazzi che l'hanno realizzato in modo tale che sulle loro cartoline o buste che realizzeranno per partecipare appunto al circuito della Mail Art possano inserire anche il loro francobollo d'artista. Appunto perché in genere i mail artisti, oltre a realizzare le loro cartoline, le loro buste personalizzate, realizzano anche i francobolli. Come l'anno scorso, anche questa edizione hanno partecipato alcune scuole appunto qua di Rivarolo e Fabria e hanno realizzato invece le cartoline. E quest'anno, anche l'anno scorso, avevano realizzato delle cartoline che poi si sono appunto indirizzati tra di loro, appunto all'interno della scuola, in modo tale anche di creare un piccolo circuito mail artistico all'interno della scuola. Quest'anno hanno realizzato sempre le cartoline, ma diciamo che il tema era omaggio a GAC, appunto a Cavellini. E quindi hanno fatto per esempio dei manifesti autocelebrativi, ricordo appunto di Cavellini e quelle che faceva lui,
e altri invece, la maggior parte, hanno realizzato invece delle opere distrutte, però quindi hanno realizzato la loro opera e poi l'hanno tutta distrutta e ricomposta proprio come faceva Cavellini. Inaugurata a Casa Toesca la mostra di Cristiano Piccinelli. Sì, la mostra di Cristiano Piccinelli è inaugurata giovedì 29 e durerà fino al 29 giugno. Si tratta di una mostra inserita nel nuovo progetto di area creativa che si chiama Progetto Giovani Curatori per dar spazio a nuovi ed emergenti artisti e nuovi ed emergenti curatori. In questa mostra abbiamo in esposizione diverse sculture realizzate in argilla, terracotta, bronzo ed anche argento e poi alcune in resina e il titolo della mostra è Teste Migranti, che rappresenta il percorso di tante piccole teste, quasi dei nuclei, dei moduli, che vogliono rappresentare sostanzialmente i cammini, il cammino che tutti noi facciamo, però in realtà in un'ottica più libera, in un'ottica più serena, più cosciente e più, diciamo, fiduciosa nei confronti degli altri. Infatti, generalmente si tratta di sculture in cui abbiamo più individui che percorrono una scia, un percorso verso non si sa quale meta. Però, insomma, in una chiave positiva, in una chiave di libertà, che è poi la sensazione che l'artista vuole rendere. E sono il risultato di studi, di una ricerca artistica che c'è da diversi anni e la mostra sostanzialmente è il risultato del lavoro durante tutti questi anni.